Molfetta dall'Occamare Bisceglie, un canale. Sì, servizio, e chi lo conferma? Confermo servizio. Istituito nel 1865, il Corpo delle Capitanerie di Porto costituisce oggi uno degli anelli della catena di soccorso, difesa e prevenzione sul territorio nazionale delle attività marittime. Nei 145 anni di storia il Corpo ha garantito la sua presenza e la sua attività con la massima professionalità e la più alta tecnologia disponibile. In occasione della ricorrenza della Fondazione, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha istituito la manifestazione Porte Aperte. Dal 28 al 30 luglio le sedi delle Capitanerie in tutta Italia accoglieranno i cittadini, ospitandoli nelle sale operative e dimostrando in concreto quali sono i compiti del Corpo. Compiti illustrati a Molfetta nel corso di una conferenza stampa dal Comandante di Seconda del locale compartimento marittimo Pierpaolo Pallotti. Ma il concetto è che il controllo del traffico marittimo è stato negli anni implementato, l'esigenza è maggiormente cresciuta sia a fronte degli ultimi eventi, quelli appunto degli attacchi terroristici, ma anche per una copertura di quello che è maggiormente il traffico mercantile e commerciale nel mondo. E in questo senso il Comando Generale è stato, diciamo, la punta di diamante nell'ambito nazionale. La Capitaneria di Porto è anche un'istituzione per i lavoratori marittimi, da sempre Molfetta è legata alla Guardia Costiera, alla Capitaneria di Porto. Come è cambiato questo settore negli ultimi anni? Ma direi che c'è stata una maggior professionalizzazione rispetto anche al passato. Le normative AIMO hanno fatto crescere il nostro comparto marittimo, del personale marittimo. In questo senso le capitanerie non possono che dare un ausilio alla crescita professionale dei marittimi. Non soltanto sicurezza di chi lavora sul mare, ma anche di chi si diverte. Ricordiamo che è ancora in corso l'operazione che garantisce la sicurezza dei bagnanti per tutta l'estate. Sì, l'operazione Mare Sicuro continua, non cesserà certamente, a maggior ragione in questi ultimi giorni si sta sempre più intensificando. Il controllo, almeno per il compartimento di Molfetta, quindi nel nostro ambito di giurisdizione, è direi capillare. Ci sono mezzi a mare in ogni momento, ogni giorno a disposizione dei bagnanti. La Capitaneria di Porto di Molfetta accoglierà i visitatori da mercoledì 28 luglio a venerdì 30 dalle 9 alle 12 e nella giornata di giovedì dalle 15 alle 17.